questo centesimo sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. On the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oggi ha occupato la rotonda di Senigallia, riconquistando quella piazza che giustamente gli spetta come tutte le piazze italiane, perché noi siamo l'unico movimento di opposizione nazionale che lotta per difendere gli interessi degli italiani contro tutti i partiti, da destra a sinistra, dall'Alleanza Nazionale alla Rifondazione Comunista, che sono fortemente anti-italiani. Forza Nuova oggi vuole dimostrare il diritto alla proprietà della casa, prima gli italiani, perché noi siamo stufi di essere stranieri nella nostra terra, vogliamo tornare a essere padroni della nostra casa. Rispetto al tema dell'antifascismo, parliamo nessuno. Io guardi, penso che il modo per risolvere questo annosissimo problema sia quello di finirla con la cultura dell'antifascismo e la cultura resistenziale. Io penso che soprattutto le giovani generazioni siano interessate a quelli che sono i valori, a quello che è il proprio futuro e non a un discutibile passato, nel senso che commemorare ogni anno la resistenza, quando poi sappiamo che furono uccise centinaia di migliaia di persone dall'altra parte, ci ricorda la divisione dell'Italia, non ci ricorda una pagina luminosa. In questo senso noi rimarremo testimoni di questa contraddizione. Voglia di bolla e grido di battaglia! Mi scusi, perché il tema è, lei è stato fin troppo esplicito e quindi non posso che fare il mio mestiere di giornalista. Fini disse, e fu un passaggio importante per Alleanza Nazionale, la parte giusta era una, nella guerra civile. Lei sottoscriverebbe quelle parole? Assolutamente no. Noi pensiamo, io penso, e oggi ho la serenità di dirlo, che nel fascismo ci sono stati dei fatti importanti, positivi, pensiamo alle grandi opere, pensiamo alle leggi sociali, furono le prime leggi sociali e furono oltretutto accolte da tutto il mondo con favore, lo stesso Cerci, lo stesso Lenin le accolsero con favore, pensiamo anche alla grande opera morale che il fascismo fece. Grazie a tutti, siete davvero commoventi, grazie di essere qui, grazie di darci questa forza. E siate sicuri, domenica e lunedì vinceremo perché non siamo coglioni! ¡Vamos! ¡Vamos!
Aborto, droga, immigrazione, patria, difesa del territorio. Veneto Fronte Skinny, il più forte e compatto gruppo skinhead italiano. Ha ormai 17 sedi in tutta l'Italia del Nord, da Trieste a Genova, da Bolzano a Piacenza. Oggi sono più politicizzati, eppure rimane molto di quella vita di strada da cui sono partiti. Noi portiamo avanti la nostra lotta nella strada e con la gente che vive sulla strada. Difendere il proprio territorio. Forse anche per questo veniamo visti in un certo modo, passiamo magari a volte come violenti, passiamo a volte come intolleranti, però chi vive sulla strada come noi sa che la legge della strada è diversa. Solitario nella notte va, se lo incontro in gran paura va, il suo volto ha la maschera tigre. 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 Un difetto ce l'avrete? Siete violenti. È vero, siamo violenti. È una conseguenza del vivere in strada. La nostra violenza è una cosa che abbiamo per sopravvivere. Ecco Tommaso, se tu ci fai caso, possiedi una mascella che c'entra anche una villa. Ippo Tommaso ospita un amico che senza complimenti trasloca per i suoi denti. Ippo poi po 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 po. Ippo poi po 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 po. Noi siamo skinhead. Noi siamo skinhead. Bomber, gli anfibi. Abbiamo una disciplina e la facciamo vedere anche nel nostro modo di vestirsi quotidianamente, dall'anfibio alla testa rasata al bomber. Pavia, sotto i portici, nella piazza principale, li trovi sempre lì. Sono il mostro Frankenstein. Io sono il conte conte Dracula, ulala. Io sono l'uomo lupo famelico. Siamo mostri strani ma con molta umanità. Sono buono e scritulo. Io bevo il pomodoro. Se c'è la luna piena sai che arrosto vi farò. Tu studi e sei la donna del capo. Cosa vuol dire stare con uno skinhead? È bello. È difficile perché sicuramente ci sono sacrifici, cioè paura per quando sono manifestazioni e tu sei a casa con i capelli in piedi. Terrorista di estrema destra in Croazia, la concessione della basilica per le esequie ha sollevato molte polemiche. Ecco le confessioni dei veri skinheads. Chi era per lei, per voi, Nicola? Camerata. Grande amico, camerata. Funerale in Sant'Ambrogio per Nicoatti, 55 anni, 15 passati in carcere per attentato di estrema destra al treno Roma-Genova del 7 aprile 73. Associazione Nazionale Partigiani e partiti della sinistra contestano la concessione della basilica per la cerimonia funebre ad un uomo del passato così pesante. In basilica ci sono amici, militanti, la figlioletta Matilde e la moglie. Qualche notabile della destra, Romano La Russa, Saiti di PD e giovani dell'MSI chiamati Colore di Forza Nuova. Nel mondo a parte di chi gli rende il saluto fuori dalla basilica, anche un uomo che ha sognato e creduto nella rivoluzione, sacrificando la sua vita. Nel mondo a parte dei camerati, Nicoatti non può essere definito un terrorista. Per chi lo conosceva, Assi il terrorista era altro e meritava la basilica. Ecco le confessioni dei veri skinheads. Nicoatti non era un terrorista perché il terrorista non agisce mai col cuore, mentre Nicoatti agiva col cuore in tutto ciò che faceva. Un sacerdote che ha condiviso le sue idee. Le posso dire che lui mi ha detto, ho pagato il mio debito. Posso aggiungere che forse gli hanno fatto pagare un po' troppo